Allora, a fine viaggio faremo una classifica dei posti migliori dove abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato i panini al tonno. Esatto. Adesso bisogna toccare la pietra come da tradizione, sperando che il mare non arrivi. Anzi, scusami. No, riprendiamo anche la scalata per salire. Ma Ok, aspetta, troppo cose in mano. Ho preso dei legnetti magici. A te l'onore. Climbing Irene, ce la fa senza scivolare da questo ruscello. Questa è stata le mie provviste che ho trovato nella spiaggia. Comunque questo rende ora più che mai. Cosa vuol dire essere in Islanda? Silenzio, desolazione, un paesaggio lunare, la spiaggia vulcanica. No, ho perso un pezzo. Ci siamo solo noi. Mare calmo. Questi video sono mossi perché cerco con i guanti di fare delle foto, altrimenti mi si congelerebbero tutte le dita. Quindi un po' lo zoom impazzisce, dopo un po' troviamo la giusta colazione. Questo è uno scoglio, un buco di buco, diciamo. No, questa spiaggia ha la particolarità di avere delle alghe fetide sulla battagia. C'è una calma. Volevo soffermarmi su questo contrasto tra neve e pietre. Non riesco a fare la foto, porco. Meno male che un pochino aspettate il sole, ma diciamo che il meteo nel settentrione è decisamente più freddo. Comunque questo è un cimitero di uccelli, mi sa, questa spiaggia. Tutta la pietra caduta, e abbiamo trovato anche una coppia. Indispettiti della nostra presenza, cioè guarda. Cosa si scorge
in fondo il buco dello scoglio. Questo sembra chiaramente un cappello da elfo troll, che non riesco a fare la foto, mio Dio. E questo sembrerebbe anche un viso, volendo ben vedere. Comunque questo tipo di roccia è abbastanza friabile, cadono spesso. Ci sono delle strati. Questo chiaramente sembrerebbe un viso. Cheese! No, niente, lo scatta. Devo pensarci. Ed eccoci alla fine della spiaggia. La speranza è che non cada una pietra da qua sopra, ma è imponente. Come al solito la frase di questo viaggio è: non rende, nel senso, in foto nulla di tutto ciò renderà mai, in foto e in video. È qualcosa di pazzesco.